esseri umani non sono individuali, non dobbiamo respingere chi è prossimo a noi o chi è diverso da noi. Noi siamo relazione, ci alimentiamo di relazioni con noi stessi, con gli altri e con la natura. Se abbiamo cura degli altri e del mondo, riusciamo a far nascere la luce dentro di noi e ad armonizzare tutte le nostre parti. Abbiamo incontrato il nostro amico filosofo per scoprire insieme cosa ha valore per noi. Stamattina, ve l'avranno detto le maestre, proviamo a conoscere una parola che è tanto importante e viene chiamata il gesto, prego. Bisturi. La parola dignità, la conoscete? L'avete sentita? Sì. Allora, è una parola tanto antica, viene proprio dagli antichi romani, poi dai greci, prima ancora dei romani. Allora, i romani dicevano, quando una persona era importante, scrivevano così, è una persona degna, dignus. Nell'antico latino, il romano dei tempi, il romanesco dei tempi antichi, si chiamava il latino dignus. Però loro questa parola l'avevano, non era loro, l'avevano presa dagli stranieri, da degli stranieri importanti che erano molto bravi, che erano i greci antichi. Allora questi greci antichi usavano la parola, così la chiamavano, axios. Per i greci antichi quella parola, ricordatevela, è axios, significava da una parte uno che è importante, uno che è prezioso, da quell'altra significava che una cosa è evidente, cioè si vede subito, non è che la devi dimostrare, la devi scoprire, la devi cercare, è subito evidente. Allora quella vecchia parola, buongiorno, quella vecchia parola dei greci significava che il valore di una persona si vede subito, non è che tu lo devi stare a cercare, lo devi dubitare, si vede subito, axios. Allora, degno, dignità, vuol dire la preziosità, il valore di qualcuno, ma non perché glielo dai tu quel valore, perché è proprio prezioso lui, e si vede subito. Io quando sono entrato, ho visto i vostri volti, ecco, ho visto la dignità. La dignità c'ha la faccia di ogni persona. Si vede subito, non è che devi stare a costruire dei discorsi. Allora, la domanda che ci facciamo oggi, partiamo da una domanda: dove sta oggi la dignità nel mondo in cui stiamo noi, nel mondo di oggi, quello che voi conoscete direttamente, poi vedete su internet, in televisione, cioè nel mondo dei popoli di oggi, di tutti i problemi che ci stanno, dove si è nascosta la dignità? Se il mondo, no, è pieno di politica, di crimini purtroppo, di economia, di tecnologia, di informazione, manca qualcosa. Che manca? La dignità. Bravo, la dignità. Allora, il rispetto ci permette di vedere il valore di queste persone, o pieno animali o piante, o anche di Dio. Se io prego, per esempio, no? Faccio un dialogo con Dio, se io ci parlo veramente, c'ho rispetto. Non è che, per esempio, ci parlo per dirgli le bugie, non lo farei mai, no? Perché c'ho questo rispetto. Quindi il rispetto ci permette di vedere la dignità. La parola rispetto, bravissimo che l'hai detta, è la parola che è proprio più vicina di tutti alla parola dignità. Nel qualche secolo fa c'era un grande filosofo, questi che pensano, roba, che si chiama tedesco, che si chiamava Kant, e lui ha detto, pensa, la stessa cosa che hai detto tu. Lui diceva, il rispetto è proprio il sentimento della dignità, proprio il sentimento più morale che esista. Allora adesso vi chiedo di fare una cosa, ci avete da disegnare? Ok, forse è meglio che vi mettete davanti al vostro banco, per lavorare. Perché
perché se non sentite, non ascoltate bene il cuore, dopo pensate male. Se pensate male, fate male poi le cose che realizzate. Allora, quello che proviamo a fare adesso, state poco concentrati, vi chiedo prima di sentire, poi di pensare, poi di insegnare. Adesso vi chiedo questo, come faccio io? Noi abbiamo la capacità dentro di vedere il valore delle persone, delle piante, degli animali e di Dio. Con che cosa lo vediamo? Vi ricordate, axios significa un valore che io vedo subito, ma non sempre io le posso vedere. Per esempio adesso i vostri genitori, voi non li vedete, però non per questo non li volete bene. Allora, non vediamo solo con gli occhi. Con che cosa vediamo in modo più profondo? Col cuore. Col cuore, bravissimi. Pensate alla vostra esperienza, non astrattamente, ma in generale. Quando vi è capitato a voi un sentimento che avete sperimentato, qual è un sentimento che chiude? Tristezza. Che vi ha... Per esempio? Tristezza. La tristezza, giusto. La tristezza, è un sentimento che chiude. Poi? La rabbia. La rabbia. Quando siete arrabbiati. Quando si viene esclusi, lì come che sentimento si può dire? Io direi si chiama umiliazione. Quando tu proprio la tua dignità non viene rispettata, si dice tu sei umiliato. Bene, l'umiliazione, poi avete detto la rabbia, umiliazione. Quando siete arrabbiati lo vedete il valore dell'altra persona? No. Pensate solo alla vostra ragione, a quello che volete voi. Allora la rabbia, poi c'è qualche altro sentimento brutto? Oltre al nostro amico abbiamo incontrato altri filosofi con i quali abbiamo dialogato e costruito il nostro pensiero. Immanuel Kant, Hannah Arendt e il filosofo economista Amartya Sen. Sì, è ovvio che tutte queste parole sono legate tra loro, tutte quante, però cerchiamo di vedere i diversi gruppi che abbiamo fatto, pace, doveri, diritti, uguaglianza. Secondo me comunque ci vorrebbe andare qualche altra parola. Con quello incontro potrebbe andare la diversità, perché nei popoli dell'Europa ogni stato ha delle culture. Oh, benissimo, questo secondo me siete d'accordo che ha più legame, sì. Perché diversità è venuta fuori proprio parlando dell'Europa e che la Carta dei diritti comunque sostiene i valori comuni, ma sempre nella diversità. Quindi sempre tenendo conto della diversità di ogni popolo, infatti penso che ci vada bene. Ma ognuno è diverso. Ognuno è diverso, quindi è ovvio che noi abbiamo dei valori comuni. Perché ogni persona deve, cioè le persone devono avere dei beni. Cioè, l'ho messo proprio al singolare, non cioè, a caso. Il bene delle persone. Perché le persone hanno il bene, cioè. Non esatto. Però è perché cioè, ogni persona diciamo bene perché deve essere rispettata. Quindi il bene delle persone cos'è? Diciamo che il fine di tutto ciò, no? della condivisione, di sostenere dei valori comuni, a cosa deve portare? Che nei popoli, non so se... Che nei popoli ci deve essere il bene delle persone, la solidarietà, la condivisione. Esatto, cioè tutto questo a cosa serve? Per il bene delle persone, va bene? Sì. Che è anche diciamo il fine della politica, Poi? Quindi si deve la democrazia. E il fine è. Quindi? Anche democrazia. Ce la mettiamo democrazia? Sì. Ce la mettiamo dentro. Benissimo. Poi, sono rimaste fuori giustizia, libertà, dignità, sicurezza, responsabilità. Religione. Giustizia. Hai religione. Mi sa che nel gruppo verde ci
può andare la giustizia, perché con i diritti, con i doveri, c'è la cosa, cioè che tutto il popolo è uguale e quindi c'è giustizia per tutti. Siete d'accordo? Sì. Va bene, giustizia la mettiamo insieme a pace. Diritti, doveri e uguaglianza. Anche libertà per me dovrebbe andarci, perché noi per essere liberi dobbiamo svolgere tutti i nostri diritti e i nostri doveri. Però a libertà gli abbiamo dato un significato un pochino più profondo, se qualcuno si ricorda. Fede prima l'aveva un po' intuito. Per essere liberi bisogna essere responsabili. Perché libertà e responsabilità vanno insieme? Perché se qualcuno vuole essere libero non può fare quello che vuole. Anche la libertà è responsabile di quello che fa. Dai, ci siamo, deve sapere quello che fa. Perché libertà significa fare quello che vogliamo? No, ma che significa? Significa in pratica, riassumendo, la diversità è, se usata in modo corretto, è giusta, ma se viene utilizzata da una persona che magari la usa per discriminare, come questo professore, come questo maestro, diventa il male. Okay. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Sì. Ilaria ha detto una cosa giusta, però adesso non so se sta dicendo una cosa giusta anch'io. Però Ilaria ha detto che si è usata in modo corretto, però io volevo dire che la diversità, oltre ad essere usata come parola, è anche una persona in un certo senso. In che senso? È che la diversità è una persona nel senso che, ad esempio, io ho la diversità, Ilaria ha la diversità, Sofia ha la diversità, quindi ognuno dentro è diverso e è come se fosse una parte di noi che comunque ci aiuta anche a superare i difetti degli altri, okay, o anche i nostri. Quindi la diversità appartiene a tutti, possiamo dire questo? Sì. Quindi la diversità appartiene a tutti. Quindi che cos'è? È un bene. Va bene? E quando diventa un male? Si è usata in modo sbagliato. Si è usata per discriminare. Se noi li trattiamo in modo sbagliato. Okay. Perché l'umanità non si usa. Siamo persone, no? Io ho capito quello che vuoi dire. È un po' sbagliato dire usare la diversità. Se io sono sbagliato. Io ho una diversità, ad esempio, e non è che la devo usare. Sono io che discrimina una persona, non è la mia diversità, non è la diversità che la discrimina, sono io. Esatto, quindi più che un uso, che è una parola che io, cioè, che io utilizzo con un oggetto, no? Io uso una forchetta, ma se la diversità è una persona, io mi ci relazione, questo è un verbo importante. Quindi non uso la diversità, mi relaziono con la diversità in maniera sbagliata, allora si potrebbe dire. E com'è la maniera sbagliata di relazionarsi? Ok, quindi è partito da quella piccola. Quindi si discrimina se si viene emarginato. Questo va bene per tutti, sì. Andrea, questo lo riassume? Ok. Mi piace questa lezione. Quindi è come dire che il male, la cattiveria, esiste oppure è frutto di qualcos'altro? Non credo che qualcuno vada a discriminare qualcuno così, giusto così, perché ha voglia. Credo che magari potrebbe avere un frutto da piccolo, è stato discriminato e non aveva mai amici, oppure una volta a calcio è stato preso in giro mentre faceva uno sport. Rispettiamo, quindi un altro valore potrebbe essere il rispetto. E queste lo aiutiamo, e quindi per esempio aiutare l'altro, che valore fa nascere? L'aiuto, e c'è anche scritto qui. Solidarietà. La solidarietà, infatti nella nostra classe non c'è mai competizione, ma c'è sempre stata solidarietà.
se c'è bisogno di aiuto, ci aiutiamo a vicenda, va bene? Questi sono valori comuni, quindi dei principi che noi abbiamo deciso che in questa classe sono importanti. L'abbiamo deciso già dalla prima classe. Allora. Ci sono due bambine e un bambino e un flauto. Anna, la prima bambina, vuole il flauto per sé perché è l'unica dei tre a saperlo suonare. E questa cosa è vera. Bob, il bambino, lo vuole per sé il flauto perché è così povero da non avere altri giocattoli, mentre le due bambine sono più ricche e hanno molte altre cose per divertirsi. Le due bambine ammettono di essere più ricche e di avere molte altre cose. Carla, la seconda bambina, lo vuole per sé perché ha costruito quel flauto con le proprie mani, impegnando molto tempo. Anna e Bob ammettono che Carla ha costruito il flauto. Che cosa è giusto fare allora con il flauto? Nella discussione la nostra classe si è divisa a metà. 7 di noi bambini sostengono che i tre amici devono condividere il flauto, perché dalla condivisione ne gioverebbero tutti e tre. Anna potrebbe insegnarlo agli altri due, Carla che lo ha costruito lo condividerebbe con gli altri e Bob dalla condivisione riceverebbe forse il suo primo gioco. Le due bambine poi avrebbero un nuovo amico e capirebbero che c'è una realtà diversa dalla loro e che si deve donare alle persone che non hanno. Gli altri 7 sostengono che il flauto deve andare a Bob perché non può avere altre cose, invece Anna e Carla sì. Bob non ha mai provato cosa significa giocare. Secondo me lo dovremmo condividere perché... Secondo me Bob è perché è un bambino povero e non ha nessun gioco. Però anche perché ad esempio Carla l'ha costruito con le proprie mani e quindi è giusto che ci giochi anche lei. E anche Anna perché magari Anna lo può anche imparare a suonare agli altri. Io quello che voglio dire è che io voglio dire la stessa cosa. Vuoi dire qualcosa? Allora so. Io voglio dire così, che Anna lo può imparare a suonare agli altri, Carla lo può prestare a tutti e Bob lo può tenere anche. Quindi questo caso appartiene un po' a tutti. Sì. Va bene? Ok. Qualcun altro invece vuole aggiungere qualcosa su perché lo deve prendere Bob? È perfetto così. È perfetto così. Ok, dai. Ok. Ma perché Anne non lo deve prendere o Carlo non lo deve prendere? Cioè, se ti metto o lo condivido, un attimo, lo condivido oppure lo diamo a Bob. E secondo voi Carla e Anne no? Sì. Perché sono hanno più cose di Bob e anche per se lo condividono Bob anche lo può avere, se no se Anna e Carla hanno già altre cose e Bob non può avere niente e quindi